Questo potrebbe anche essere un augurio natalizio, ma è una riflessione soprattutto. In occasione di festività come queste, uno si interroga, no? E soprattutto in una situazione così delicata, così speciale come quella che stiamo vivendo, uno si interroga ancora di più. E le mie riflessioni sono: ok, è in corso una specie di esame verità, è in corso una specie di selezione, no? Questa polarizzazione cui stiamo assistendo, dove molti concordano e pochi discordano, e in questa discordanza c'è di tutto. Se noi guardiamo la storia dell'umanità, vediamo che alla fin fine una visione dominante c'è sempre stata. Noi stiamo semplicemente assistendo oggi a una realtà più drammatica. È come se avessero alzato il volume, però è sempre stato così. Il potere, in qualche modo, la visione dominante ha uno sguardo che potremmo chiamare letterale, che potremmo chiamare fondato sulla materia o sul dogma, su qualche cosa di stabilito che è diventato cronico, che si applica come un protocollo al mondo, alla una visione del mondo, un paradigma fisso. E poi c'è sempre stata invece, diciamo così, i mistici, piuttosto che i saggi, piuttosto che gli avventurieri, piuttosto che i ricercatori dello spirito, del vero, che si sono sempre mossi tra le linee di minore resistenza, tra gli spazi lasciati liberi, molte volte incappando nella rete del potere. Pensiamo a Socrate, pensiamo a Giordano Bruno, pensiamo a William Reich, pensiamo a Gesù Cristo, pensiamo all'infinità di santi e saggi che sono stati martirizzati. Quindi cosa c'è di nuovo? E come potremmo trovare una guida? Voglio proporvi questo. Pensiamo al mito. Per esempio, c'è una narrazione ufficiale sul Natale, no? La tradizione cattolica, la nostra divinità, il nostro Maestro, il nostro Dio, è il più bianco, il più buono, il migliore, perché è direttamente figlio di Dio, no? Nato da Madre Vergine, eccetera, eccetera. Va bene, questa è la narrazione ufficiale. E se noi volessimo accorgerci che c'è il mito, in realtà il mito è come se fosse una voce di sottofondo che accompagna la storia dell'umanità e racconta come stanno le cose e manda il messaggio, dice: guarda, guarda oltre al tempo, oltre alle situazioni attuali, guarda che c'è una storia che si ripete, guarda che c'è una struttura dell'esperienza. Allora, se noi volessimo vedere al mito del fondante del cristianesimo, al Natale, il bimbo di luce salvatore partorito da Madre Vergine nella notte più buia dell'anno, in una mangiatoia, al freddo, in silenzio. Quali sono gli insegnamenti mitologici? Guarda che è proprio passando dalle strettoie, dal buio, e guarda un po', in questo momento ci siamo proprio, no? È proprio nei momenti più bui e più oscuri che si consuma il matrimonio tra il cielo e la terra, tra il maschile e il femminile, tra la Dea Vergine che concepisce attraverso lo Spirito Santo che discende dai cieli, la via in su e la via in giù di Plotino, attraverso il compimento della via in giù e della via in su, quando tu scompari a te stessa, quando tu sei nell'umiltà della grotta silenziosa, in povertà, ecco che nasce il bimbo di luce
dentro di te, il Salvatore. Non dice forse Cristo che il regno dei cieli è dentro di te? Tu sei il figlio di Dio. Quindi questo bimbo di luce che nasce dentro di noi, nel nostro cuore, dal sacro matrimonio, dal Mahamudra, dal Tao che si compie, dal Dharma. Pensiamo in termini mitologici, no? Come si ripete questa storia dell'incontro tra il maschile sacro, il femminile sacro e la nascita del bimbo di luce, della divinità salvatrice dentro di noi. Potremmo chiamarlo il sé. E allora guardiamo, sentiamo la voce di questo messaggio che si rinnova ritualmente e mitologicamente ogni anno, che si rinnova nelle fiabe, che si rinnova nei racconti e nei testi sacri. Non ha senso combattere contro il potere, contro la narrazione ufficiale. Quella va per la sua strada. Guardiamo attraverso, guardiamo oltre e riconosciamo l'insegnamento. Quindi, buon Natale a tutti. Buon Santo Natale interiore, buona nascita del tuo bimbo di luce nel cuore grazie all'incontro del femminile sacro e del maschile sacro che sono in te e che sono in ogni aspetto del vivente. Buone feste.